Ciao a tutti, nel video di oggi una nuova squisita ricetta di cucina e questa volta vado a realizzare questa torta panna e fragola adatta a tutte le occasioni. È una ricetta realizzata senza l'utilizzo di uova, ma andiamo subito a vedere come realizzarla. Come prima cosa parto appunto dal pan di spagna, quindi dalla base della torta, e verso nella mia impastatrice 280 g di farina, 170 g di zucchero, una bustina di lievito ed infine una bustina di vanillina. Incomincio andando a mescolare un pochino le polveri e poi un po' alla volta vado ad aggiungere anche 400 ml di latte. E poi anche 40 ml di olio di semi di girasole. Mescolo bene tutti gli ingredienti. Dopodiché verso il mio impasto all'interno di una tortiera e vado a infornare a forno caldo, ovviamente, con il forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti, da tenere controllato. Intanto che si cucina la torta, io vado a preparare anche la crema e quindi vado a versare in un pentolino 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina, 1 bustina di vanillina o comunque l'aroma alla vaniglia, e poi un po' alla volta, per non far grumi, 500 ml di latte. Mescolo bene tutti gli ingredienti e poi li porto sul fuoco e, continuando sempre a mescolare sul fuoco medio, aspetto che la crema si addensi e arrivi a bollore. Nel frattempo io ho anche già lavato e pulito le fragole, che andrò a tagliare poi mentre andrò a decorare la torta in base a come mi serviranno. E infine vado a preparare anche la panna montata, quindi verso anche questa all'interno della mia impastatrice e, utilizzando la frusta alla massima velocità, aspetto che si monti anche la panna. A questo punto ho tutti gli ingredienti pronti e nel frattempo si è cotta anche la torta, quindi la tiro fuori dal forno e aspetto che si raffreddi. Dopodiché la vado a togliere dalla tortiera e l'appoggio su quello che sarà poi il mio piatto da portata. E dopodiché vado ad appiattirla un attimino. Io lo faccio così con le mani, ma sarebbe molto meglio se utilizzate un vassoio per aiutarvi. E dopodiché la taglio a strati e io in questo caso ho scelto di tagliarla semplicemente a metà. Quindi con un po' di pazienza vado a tagliare a metà la mia base per la torta. Mi raccomando, fatelo con la torta completamente raffreddata. Io per questioni di tempo non ho potuto farlo, ma voi aspettate. Dopodiché verso sulla mia torta la crema pasticcera, anche questa deve essere fredda. La spalmo su tutta la base
e ci riappoggio sopra l'altra metà torta. A questo punto vado a ricoprirla di panna montata. Per la panna montata, se non avete la torta fredda, si smonterà, quindi mi raccomando, torta fredda. Vado completamente a rivestirla e dopodiché vado a decorarla con le fragole. Le fragole che alla fine ho scelto di tagliare a fette e di poggiarle tutto attorno ai lati della torta. Mentre per la parte centrale vado a tagliare una fragola a spicchi che poi vado ad aprire un po' alla volta a mo' di fiore al centro della torta. Ed ecco qui, la torta è finita e un po' pasticciata perché appunto non ho avuto il tempo di aspettare che si raffreddasse. Comunque il risultato finale è questo, vi assicuro che anche se non è bellissima è molto molto buona. Come sempre, se vi è piaciuta la ricetta lasciate un mi piace al video per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video sul canale. Condividete questa ricetta con i vostri amici e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!